Abbiamo Cecco Curtale, neo direttore sportivo dell'Ocri. Buonasera Curtale. Buonasera a voi, buonasera. Allora, si parte con un punticino in casa della Cittanovese, una partenza positiva per quanto riguarda l'esordio di Curtale da direttore sportivo all'Ocri. Chiaramente c'è stato questi 15 giorni di lavoro per capire quello che c'è a disposizione dell'Ocri e eventualmente innestare qualcos'altro e anche per preparare questa sfida, una sfida che comunque ha visto qualche contestazione, qualche recriminazione, ecco, in casa cittanovese. Quel che è certo è che voi avete portato a casa un punto importantissimo, quantomeno fa morale. Sì, era importante non perdere oggi, principalmente per una questione mentale, oltre che per la classifica, naturalmente. È stata una partita dura, difficile, sapevamo che la Cittanovese sicuramente è una delle migliori squadre del campionato, sapevamo che nel proprio campo la dà difficile a tutti, non a caso ha perso anche il Bari. Quindi siamo venuti qua convinti di poter fare qualcosa di positivo, alla fine ci siamo riusciti, vanno elogiati i ragazzi e il mister per averci creduto fino alla fine, pur passando alcuni momenti non facili, perché sul 2-1 per loro c'è stato un rigore probabilmente pure giusto, è stato bravo il nostro portiere Pellegrino a deviarlo e poi verso la fine il meritato pareggio, penso pure per l'impegno e la grinta che hanno messo i ragazzi che venivano da una situazione sicuramente non facile. Sì. E ci sono praticamente da qui alla fine sono 7 gare da giocare con una classifica dalle distanze cortissime, davvero in zona play-out, pochissimi punti. Il Girocella per esempio ha vinto e quasi vede la possibilità, c'è concretamente la possibilità anche di evitarli i play-out, però è chiaro che non dando continuità dei risultati questi obiettivi non si ottengono. Ora in casa Locri che situazione vede a questo punto, dopo 10 giorni circa di lavoro, si è fatto un'idea, ecco, questo Locri dove può arrivare, qualcuno dice scivolerà anche in zona play-out, c'è la possibilità di evitarli i play-out, c'è addirittura la possibilità eventualmente di giocarli in casa, dove si potrà arrivare? Allora, dove si potrà arrivare è difficile dirlo, nel senso che questa è una squadra che secondo me ha tutte le potenzialità per tirarsi fuori, devono naturalmente iniziare a dimostrarlo come hanno fatto oggi sul campo, perché il tempo delle parole è finito, ci dobbiamo mettere in testa tutti quanti, iniziando da me, passando per l'allenatore, finendo ai giocatori, che saranno 7 battaglie sportivamente parlando. Non bisogna fare calcoli, pure perché alcune volte dove pensi che non prendi punti li prendi e viceversa. Bisogna tirare il massimo da queste 7 partite e poi fare un sunto finale. L'importante è entrare in campo io e i ragazzi, sia quando sono arrivato, sia oggi stesso prima della partita negli spogliatoi, mi sono permesso di dire che la cosa che a me interessa è che diano tutto in campo. La mia frase gliel'ho proposta come in tutte le squadre dove vado, perché ci credo e non è che è solo uno slogan, pure in modo molto dialettale, dovete buttare il sangue. Per chi non capisse bene il dialetto, gliel'ho detto dialettalmente, dove tu gli hai dato un sangue. Quindi questa è una cosa che a me, è la cosa che a me interessa in tutte le squadre dove vado, perché ripeto, secondo me se tu davvero butti il sangue fino alla fine, nessuno ti potrà mai rimproverare nulla. Poi il risultato del pareggio, della vittoria, della sconfitta può essere causato dall'errore individuale, dall'errore dell'arbitro o dalla bravura degli avversari stessi. Oggi i ragazzi hanno dato fino alla fine, pure quando sembrava che ormai
il risultato fosse una sconfitta, sono riusciti e ci hanno creduto fino alla fine, hanno portato un punto, ripeto, fondamentale per la classifica, ma ancor di più per una questione mentale, visto che, se non erro, il Locri veniva da 9 sconfitte consecutive, quindi i ragazzi avevano un po' perso fiducia in loro stessi. 4 sconfitte consecutive, da 7 turni che non vince. Non si vince da parecchio, da un'eternità. Non si vince dalla gara con il Roccella, 7 turni. Un ambiente un po', giustamente i tifosi non potevano essere contenti di questa situazione. Mi ha fatto piacere pure che oggi sono venuti tanti a Cittanova e poi alla fine abbiano festeggiato questo punto con la squadra, tributando ai ragazzi un meritato applauso visto quello che hanno dato in campo. Prossimo avversario la Cireale, è chiaro che ogni partita sarà una storia a sé, a Cireale che occupa la zona playoff, in questo momento il quarto posto, alle spalle Gela e Portici che oggi ha perso a Roccella, questo a significare che dando il massimo si può ottenere qualsiasi risultato con qualsiasi avversario. Sì, assolutamente, io pure ai ragazzi ho detto che quando il Locri nel girone di andata era al secondo posto, ho detto tranquillamente ai ragazzi pure oggi prima della gara che il Locri non era squadra da secondo posto, come non è squadra da terzultimo posto, è una squadra secondo me che può stare intorno alla settima ottava posizione, perché conosco parecchi ragazzi, alcuni li ho avuti, alcuni li ho incontrati avversari, conosco tecnicamente il loro valore, però ho anche detto che ora il tempo delle parole è finito, bisogna dimostrare con i fatti il valore che ogni giocatore ha e dimostrare che sia un gruppo unito, quindi ogni partita sarà, ripeto, una battaglia sportiva, nessuno tranne le prime due là sopra sono imbattibili, non giochiamo né contro il Liverpool né contro la Juventus, quindi domenica sarà una partita difficile perché io la Cireale l'ho vista pure a Roccella, è una squadra che gioca un buon calcio, ha giocatori per la categoria forti, ma noi non dobbiamo pensare a queste cose, dobbiamo pensare a lottare e cercare di portare a casa i 3 punti che per noi diventano fondamentali con un approccio come lo stato quello di oggi, lottare su ogni palla e non concedere un millimetro all'avversario. Bene Curtale, grazie per l'intervento.